Buongiorno a tutti, sono Gianluca Sansone, lo sci nerd Chateau, ed oggi vi racconterò una storia molto affascinante. Stiamo parlando di un castello che è in provincia di Pavia, un castello che è stato costruito nell'anno 1000, poi distrutto e ricostruito nel 1492 dai conti Rovescala, ed oggi di proprietà da oltre 4 generazioni della famiglia Capelli. E vi racconto oggi non solo della storia di questo castello, ma la storia di questa famiglia, anzi di Gianluca, che è oggi nell'erede, custode e protettore. Stiamo parlando dei Palazzo Capelli a Pieve di Porto Morone. Siamo conosciuti come persone umili, padroni di un castello, ma persone umili e lavoratori. I ricordi di mio nonno li ho ben nitidi. Mio nonno mi adorava, era maniaco della casa, la teneva in modo maniacale. Questa corte nobile era qualcosa di stupefacente, era tutta in ghiaino, piante potate proprio con le forbici, sembravano fatte a mano, sembravano fatte col Photoshop, sembravano fatte col computer. E poi c'era un parco che aveva 2 km e 400 metri di vialetti, tutti tenuti bene puliti, pieno di tulipani, pieno di glicine, il glicine alle finestre dei saloni, si entrava in salone, si apriva la porta dietro sul parco e c'era un profumo di glicine che era bellissimo, buonissimo, e c'era questa fontana, questa rotonda, e mio nonno era lì seduto a bere il tè con altre persone che ovviamente io non conoscevo, però erano tutti vestiti bene, tutte presumo fossero persone importanti. Qui è passato Campari, cioè l'inventore del bitter, è venuto, che veniva a fare le vacanze con la signora, ed erano molto amici con mio nonno. E poi c'è stato il secondo presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi, che è stato professore di legge di mio nonno all'Università di Torino, perché mio nonno era laureato in legge, era un avvocato. Coppi, ad esempio. Fausto Coppi era molto amico di mio papà, sono andati a caccia insieme, c'è una cartolina con dedica, il caro amico Marco Capelli, firmato Fausto Coppi, perché noi avevamo una riserva di caccia, quindi Coppi veniva sempre qua a caccia. E difatti io, quando ho trovato delle armi, due fucili pare fossero appartenuti proprio a Fausto Coppi. Gianluca, mi raccontavi della storia di questo castello che è stato costruito nell'anno 1000 e poi è stato ricostruito dai conti Rovescala. Sì. Nel 1500 è stato ripreso, 1492. La targa sul tetto riporta, mi pare, se non erro, 1534. C'è proprio una targa incisa, con scritto 1534. In questo castello ci sono moltissime stanze, dovrebbero essere più o meno una trentina, non lo so con certezza, ma sono veramente tante. Ricordo che ho di questo pianoforte, o meglio, io non ho ricordi di gente che lo suonasse, però ricordo che ho è quella di mia zia Elia di Verona, che ha vissuto qua anche lei un periodo di tempo, e mi raccontava di quando il mio bisnonno Arminio Capelli suonava questo pianoforte.
e lei era una bambina e veniva qua ad ascoltarmi. Ecco, questo e lei lo racconta con molta enfasi, cioè ricordi proprio con gli occhi lucidi, perché in questa casa abbiamo vissuto tutti, hanno vissuto tutti i miei antenati e tutti la ricordano con affetto, insomma. Siamo nella sala della musica, infatti là c'è aula musiche, si vede, ci sono quattro musicisti a metà delle pareti, e su tutte e quattro le pareti, e poi ci sono quattro strumenti diversi, che sono tutte arpe alla fine, ma con un disegno diverso, incastonati ai quattro angoli della sala, del pavimento. Proprio un bambino e ho vissuto questi momenti che erano veramente belli. Camerieri in livrea con la loro divisa che portavano il tè e i biscotti alle persone che stavano qua ad ascoltare la musica, a dialogare, parlare, e lì c'era un pianoforte a parete, c'era il pianista e suonavano il piano. Ascoltavano la musica, parlavano, passavano i pomeriggi. E poi ho una collezione di libri dell'Ottocento, sono libri introvabili, forse anche prima dell'Ottocento, e li conservo gelosamente, insomma. Questa casa ha i soffitti, tutte le stanze hanno i soffitti da 6 metri. Questa qui è l'unica con i soffitti bassi, che è la sala da tè, e quindi è una chicca per questa casa, perché è l'unica stanza piccola, accogliente, non fredda rispetto alle altre, perché comunque il soffitto è più basso, quindi si mantiene la temperatura. E qua venivano le persone a bere il tè, questa era la sala da tè. Questa è la stanza dell'amore dove venivano invitate le persone, amici di mio nonno, coppie che volevano prolificare, coppie che volevano semplicemente stare vicini, coppie che volevano fare l'amore, e anche amici, perché alla fine c'erano anche amici. Io in questo letto ho dormito con la mia compagna dell'epoca ed è stata una sensazione bellissima. Una sensazione che verrebbe trasmessa a chiunque dorme qua.